Storia di giovani talenti, c'è chi resiste sul suo territorio e chi invece per seguire i suoi sogni ha dovuto fare i bagagli. Storie raccontate dal giornalista del Mattino Antonio Corbisiero che dal 17 ottobre del 2022 ha scritto 64 articoli che hanno dato corpo al convegno organizzato nel convento dei Cappuccini di Piazza San Francesco di Salerno dal titolo Restanza. La restanza è la voglia di restare. Io ho preso questo a prestito, questo titolo della mia rubrica che mettemmo in piedi col direttore Decore, e questo è il primo atto, soltanto diciamo una prima fase per arrivare a una legge nazionale per i giovani. Mi è interessato il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, mi ha detto: manda gli atti e li do in mano da me. Il filo comune è quello che mi disse Filippo Tantillo, che è un documentarista della Rai. E mi disse che senza le leggi c'è una grande voglia, diciamo così, soprattutto al sud, e Tedi ci parlerà di un nuovo meridionalismo, perché ci vuole un nuovo umanesimo e un nuovo meridionalismo. Il filo che unisce tutti è la voglia di fare, perché lui mi disse: tra gli amministratori e i giovani c'è tanta voglia di fare senza le leggi, e le cose le fanno, come ho documentato in questi pezzi. Grandi nomi al convegno, gli antropologi Teti e Paolo Apolito, lo scrittore Filippo Laporta, l'imprenditrice Mariangela Mandia e Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente della Valsoia. Non c'è più la valigia di cartone come durante le grandi migrazioni dell'Ottocento e del Novecento. Ora quelli che vanno via probabilmente sono i cervelli, i giovani che darebbero un impulso importante a questa terra. Purtroppo vanno via i migliori. Oggi in Italia abbiamo oltre 300.000 ricercatori italiani che lavorano all'estero in maniera e sono apprezzatissimi, diciamo. Dobbiamo trovare il modo di farli tornare, innanzitutto valorizzando il merito, perché se non c'è una valorizzazione del merito nessuno torna. E poi bisogna accoglierli con centri di ricerca, con investimenti sulla ricerca, perché un paese senza ricerca è un paese che non ha futuro.